casalinga. Vai! 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 Vanna Marti, ovvero sia l'urlo che convince. Regina indiscussa delle televendite, è la più grande piazzista dell'era televisiva. Buffa come un fumetto, con quella faccia un po' così e quei capelli un po' così, inventa uno stile e un genere. E sulla mimica e sulle corde vocali costruisce un impero. Dalla fine degli anni Ottanta e per vent'anni è l'icona del telemercato. Aggressiva, violenta, irosa, selvaggia, Vanna Marti vende cosmetici e illusioni, piazza prodigiose creme di bellezza e alghe sciogli pancia, che promettono pancia snella in 30 giorni a sole 200.000 lire. Per quanto riguarda il super dimagrimento in tutto il corpo, siate veloci, dinamici e svelti! Dimagrire! Dimagrire! Nessuno forse dimagrisce, ma la gente le crede e la segue. E Vanna incassa centinaia di milioni. Un successo esibito con sfarzo che gratifica lei, ragazza della campagna emiliana, ma che la spinge in spericolate avventure commerciali. E arrivano i primi guai. I più famosi prodotti delle sue televendite entrano nel mirino del Comitato Difesa Consumatori e dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che sconfessa anche il suo celebrato scioglipancia. È nel 1990 che la regina delle televendite subisce però la prima rovinosa sconfitta. Vanna Marti viene arrestata e poi condannata a un anno e 11 mesi per concorso in bancarotta fraudolenta della società a lei intestata. Vanna grida al complotto e al suo popolo giura: tornerò. Ritornerei. Ritorna nel 1995 da una cinquantina di emittenti private insieme alla figlia Stefania Nobile, vende ancora cosmetici e creme. Ma dal 1996 al fianco di Vanna Marti compare improvvisamente un misterioso brasiliano, il sedicente maestro di vita Mario Pacheco do Nascimento. Insieme offrono numeri al lotto sicuramente vincenti. Il mezzo capace di darle vita sembra però nuovamente deciso a riprendersi la sua creatura. È Mi manda Rai 3, la nota trasmissione condotta da Piero Marrazzo, che per prima individua e segnala la truffa. Ma è Striscia la notizia che il 27 novembre 2001, con un servizio esplosivo, la evidenzia e mette la Procura di Milano nella condizione di avviare un'inchiesta sulla televendita dei numeri al lotto e sul commercio di talismani e riti scacciamalocchio ad essa collegato. Il 24 gennaio 2002 per Vanna Marti scatta l'arresto. Con la Marti vengono arrestate la figlia Stefania Nobile e altre 5 persone legate a vario titolo alla società Asche, che gestisce la televendita. Alla cattura sfugge il maestro di vita Do Nascimento, che si è magicamente dileguato nel natio Brasile. Il reato ipotizzato, per tutti, è di associazione finalizzata a truffa. Sono 132 le persone che, contro la società di televendita, sporgono formale denuncia. Sono 63 i miliardi che la Guardia di Finanza valuta siano stati lucrati. Sono 62 i soggetti che si costituiscono parte civile al processo. Con rito abbreviato, il 30 maggio 2003, Mario Pacheco do Nascimento è stato condannato a 4 anni per truffa. Per Vanna Marti e per la figlia Stefania Nobile, che hanno scelto di andare a dibattimento, il processo avrà inizio il 2 luglio 2003. Tempo fa lei ha detto: Vanna Marti la può distruggere solo Dio, ma il buon Dio non vuole, perché la gente ne ha bisogno. Signor Marti, che è successo? Il buon Dio si è distratto? Magari si è leggermente distratto, forse leggermente distratto, però poi è ritornato. Come vede, io sono di nuovo qua, sono qua con lei, la ringrazio di questo invito. Signor Marti, lei aveva costruita la sua fortuna d'immagine, ma anche economica, massacrando dal video, con creme e alghe dimagranti, intere generazioni di ciccioni. Ma come le è venuto in mente di mettersi a vendere i numeri al lotto? Dunque, partiamo dalla seconda domanda o dalla prima, dottoressa? Perché vede, io non ho mai venduto numeri del lotto nella mia vita. I numeri del lotto venivano venduti dal maestro di vita Do Nascimento tramite la ditta Asche e non tramite Vanna Marti, sicuramente. Seconda risposta. Prima, allora, io non ho mai massacrato nessuno, ritengo, semmai ho provato di scuoterli un pochino, anche perché dei grassi ce ne sono talmente tanti, e quindi, voglio dire, poi ce ne sono sempre di più, quindi non è difficile assolutamente vendere prodotti dimagranti, almeno per me non lo è stato mai difficile, anche perché i prodotti Vanna Marti sono sempre stati i migliori in assoluto. Su questo poi c'è da discutere, perché si sa che sono stati poi discussi anche in sede di pubblicità ingannevole, insomma. Mai prodotti. No, sono stati ritenuti non dannosi, ma non efficaci. Insomma, lei ritiene che gli altri siano meglio di quelli di Vanna Marti? Ma
non ne frequento e quindi non mi posso permettere di dare dei giudizi, insomma. Guardi, però parliamo di quelli di Vanna Marchi. Adesso mi riallaccio io invece alla seconda risposta che lei mi ha dato. Cioè, lei dice, io non ho mai venduto numeri all'otto. Mai. Però la sua immagine era accostata a quella in video, a quella di Don Nascimento, che praticamente, con quei segnettini che tutti noi ci ricordiamo, insieme a lei vendeva questi numeri all'otto. Allora, le storie, signore, in genere si identificano con i volti e sono due i volti che hanno fortemente caratterizzato questa storia, che peraltro ha anche una bella pattuglia di comprimari. È il volto appunto di Vanna Marchi e il volto del sedicente mago Mario Pacheco Don Nascimento. Signora Marchi, ma chi è questo Don Nascimento? Io l'ho conosciuto come mago, molto bravo a parer mio. L'ho visto fare delle cose perlomeno molto importanti, molto interessanti. Io ribadisco ancora una volta che a parer mio, e non soltanto a parer mio, ma a parere di molte persone, era, e presumo sia, perché non è mica morto, altrimenti penso l'avrei saputo, un mago molto bravo, una persona di grande cuore, una persona che sapeva fare delle cose molto importanti, sapeva, o perlomeno riceveva regali da tutte le parti d'Italia, quindi non credo che la gente gli facesse regali così giusto perché era simpatico. Arrivavano liquori, arrivavano dolciumi, arrivavano tovaglie, arrivavano copriletti, arrivava di tutto. La interrompo, arrivavano anche soldi, signore. Ora, torniamo a Mario Pacheco Don Nascimento. Dove l'ha conosciuto lei? Io? L'ho conosciuto in casa di un personaggio che si chiama De Carré. Mi vuole parlare di questo marchese De Carré, un marchese attivo. Cioè, io non so se è un marchese, io so che si chiama De Carré, l'ho conosciuto per caso, per puro caso in Sardegna, una persona carismatica e quindi si parlava volentieri, era simpatico, era così. Un imprenditore, lui si definì tale. Ed era una persona di quelle in vista, signora Marchi? Credo di sì. Credo di sì, credo di sì, anche perché lui faceva grandi feste a casa sua, invitava personaggi, io ho conosciuto attori, attrici, presentatori televisivi, ho conosciuto delle persone che insomma comunque erano molto in vista, sì, è vero. Quindi in fondo lei così si è fatta un'idea, catturare anche, coinvolgere in questa amicizia, perché probabilmente a lei piaceva anche frequentare questa gente? Diciamo che da persona semplice quale io sono, frequentare persone di televisione o così, mi sembrava di poter anche carpire qualcosa, imparare qualcosa, capire anche un po' come si poteva lavorare in televisione, perché io più che televisioncina e telecantina non ho mai fatto, no? Quindi vedere persone che comunque lavoravano a Canale 5, lavoravano in Rai. Comunque, nel 1994 la sua frequentazione con De Carré conosce una svolta. Ce lo vuole raccontare lei? Che tipo di svolta, signora Marchi? Ma una svolta vera e propria, nel senso che il signor De Carré mi invita a casa a Milano e mi propone di fare televendite per lui. Lui mi diceva che aveva i mezzi sia economici che di conoscenze televisive, eccetera. E voleva me e mia figlia Stefania come promoter per la sua azienda. Si vendevano creme e tutto quello che concerne la bellezza, eccetera. Quindi lei andava a fare per la TV Shot di De Carré il suo lavoro, sostanzialmente. Certo, sì. E lo accoglie volentieri questa proposta di De Carré? Sì, la accolgo volentieri perché avendo subito io un fallimento prima, come lei sa, mi era difficile, o se non quasi impossibile, rifare un'azienda mia. Quindi, insomma, l'ha ritenuta un'ottima occasione professionale per lei in quel momento, una ciambella di salvataggio. Se non altro mi permetteva di rimanere in video, che per me era molto importante. Cioè, signora Marchi, lei prima di legarsi professionalmente a De Carré aveva preso informazioni sulla affidabilità, sulla solidità economica di questa persona, di questo signore? Purtroppo no. Perché lui aveva un tenore di vita molto alto. Esattamente. Bellissima casa, risulta. Molto bella. Una casa bellissima, tant'è vero che io, figlia di contadini, come forse lei saprà, vedo che lei è molto documentata,
Credo di aver visto belle case, ma come la sua forse poche. Quindi ho visto una bella casa, ho visto persone frequentare questa casa, personaggi molto importanti. Quindi io pensai che fosse un personaggio importante, quindi non mi soffermai a chiedere. È uno degli errori più grossi che ho fatto nella mia vita. Senta, signora Marchi, allora, comunque, sulla fiducia in un certo senso, e sì, anche sulla base appunto di queste credenziali d'immagine che dava... Succedono queste cose. Ma certamente, insomma. Purtroppo. Lei, sua figlia Stefania, nel 94 vi trasferite a Milano e iniziate a pubblicizzare, sì, prodotti cosmetici per questa TV shop. È vero. Di De Carré. Sì. Ecco, adesso signora Marchi, ritorniamo a Don Nascimento. Sì. Abbiamo visto che lei conosce questo signore proprio a casa di De Carré. Sì. Ora, poiché si è molto favoreggiato sul ruolo di Don Nascimento in casa del Marchese, insomma, si è detto che facesse il cuoco, il cameriere. Se ne sono dette tante. Qual è la verità? Qual era, insomma, che ci faceva questo Don Nascimento a casa di De Carré? Che ruolo aveva? Sì, allora innanzitutto le premetto che mia figlia Stefania lo aveva conosciuto in Brasile diverso tempo prima, il Don Nascimento, non, sì, io non c'ero in Brasile, c'era lei. E l'aveva conosciuto e lui gli aveva predetto delle cose su di me, molto, molto gravi, molto brutte, molto così. Dopo qualche anno, quando questo si presenta, aveva le chiavi di casa, noi eravamo, guardi, lo ricordo come fosse ieri, eravamo seduti nel salotto del chiamiamolo Marchese, ma io non ho mai creduto che lo fosse, infatti penso che non lo sia, e eravamo con delle persone, con uno stilista famoso, e stavamo bevendo un caffè, chiacchieravamo del più e del meno, e si apre la porta, e spunta Don Nascimento. Aveva dei capelli lunghissimi, ricci, alti, una giacca rossa come il fuoco, e così aveva un mazzo di chiavi e le butta sul tavolo. Così dice, buonasera a tutti, buonasera, me ne vado, buonasera. E io, questo chi è? Dice, mio ospite, il De Carré. Comunque, tornando via da questo ambiente, mi fa mia figlia, ma sai che questo è quello che ti ho detto io, che ho conosciuto? Ma va là, ma figurati, i ragazzi di colore sono tutti uguali, gli ho detto io. Ne vedi uno, li hai visti tutti, sono come i meridionali, ne senti parlare uno, li hai sentiti tutti quanti, no? Sono tutti così. E basta, ma lei insisteva, è lui. Dico, piantala perché non è lui. Basta. Giorno dopo dico io con il De Carré, dico, senti, ma sai che mia figlia mi ha detto? Dico, ma sì, demonio, ma è proprio lui. Ma veramente, dico, e cosa ci faceva qua? Ah, ci capirai, dice il mio amico di fiducia, l'ho fatto arrivare dal Brasile, così, l'ho fatto arrivare come cameriere perché altrimenti non sapevo come fare a farla arrivare, però è un mago famosissimo, io me ne servo, faccio degli affari, chiedo lui se faccio bene a farli, se non faccio bene, così. Dico, ma veramente? Veramente. Quindi, un dato è certo che De Carré abbia fatto venire dal Brasile Don Nascimento come cameriere a casa sua, quindi faceva il cameriere a casa di De Carré. Si faceva il cameriere, io non posso dirlo innanzitutto perché non vivevo in casa con De Carré, vivevo a casa mia. E poi certo non poteva far venire un mago inquadrandolo sindacalmente come mago. Quindi credeva De Carré nelle doti, nei poteri. E ci credevo anch'io. Ci credeva anche lei. Ma lei cosa gli ha visto fare di magico? Quali sortileggi? Quali magie gli ha visto fare? Sortileggi, un sacco di cose. Me ne racconto una? Sì, me ne racconto. Dire? Non so, la prima volta che gli ho visto fare una cosa sconvolgente è stata una sera. Ci fermammo in una crocevia e in pieno centro a Milano e lui fece tutta una donazione alla dea Oshum, lui diceva, e gli aveva portato una bottiglia di champagne, due calici di cristallo, vuotato lo champagne, messo delle rose rosse sul marciapiede, ha messo delle sigarette di gran marca su un portacenere di cristallo, l'ha accesa, gliel'ha offerta. Vabbè, ma a cosa ha portato tutto questo rituale così fastoso e anche per la sua religione aveva un significato, come sì, per noi andare, che le posso dire, andare a fare un rosario, recitare un rosario o qualcosa di simile. Ma siccome dai maghi si sì, presume e si chiede che facciano delle magie,
quali magie le ha visto fare, perché fare un rituale non vuol dire niente, posso pure mettere io con due candele qua e fare un rituale. Lui mi però disse, non produco niente, cosa produceva di magie lui? Ma cosa produceva bisognerebbe chiederlo ai suoi clienti, anche perché lui dei clienti ne aveva moltissimi. Io la domanda la faccio a lei. Sì, le persone che chiamavano lui gli chiedevano un sacco di cose, tipo riunire una famiglia, tipo, che le posso dire, tante cose che... avvicinare un amante soprattutto, no? E ci riusciva, lui riusciva a fare questi prodigi? Riusciva a ottenere questi... Sembrerebbe di sì, perché molte persone erano davvero molto contente, quindi... E De Carré credeva nei poteri paranormali, insomma, di questo signore. Penso proprio di sì. Credeva anche nelle capacità di questo Rinascimento, perché, insomma, da quanto risulta, è De Carré che sostanzialmente ha un progetto anche di immagine su Don Nascimento, perché è a De Carré che viene in mente di fare a Don Nascimento. È vero. Televisione. È verissimo, ecco, certo. De Carré aveva il progetto, parliamo di Don Nascimento, sì, di realizzare un programma televisivo che avesse come in qualche modo protagonista Don Nascimento. Praticamente il De Carré faceva vendere al maestro di vita Don Nascimento, numeri del lotto, piccoli talismani, queste cose, e logicamente la TV Shop incassava i soldi. Ecco, in questa fase lei lavorava in video con Don Nascimento? Certo. E con Stefania? Sì. Ecco, e quindi insieme... Affiancavamo il Don Nascimento. Ecco, però vedevo sempre lei che parlava, insomma, cioè sostanzialmente... No, assolutamente. Don Nascimento, me lo ricordo, insomma, soltanto con i pollici, che agitava i pollici insieme a lei, con quel gesto che poi ce lo spiega che cosa voleva dire quando faceva così. Parola d'onore, io non mi ricordo questo gesto. Ma lei perché affianca, perché De Carré vuole che lei affianchi Don Nascimento? All'inizio perché lui non parlava l'italiano. Probabilmente De Carré voleva lei accanto a Don Nascimento perché l'immagine forte, quella convincente, era quella di Vanna Marchi, non quella di Don Nascimento, era un misterioso sconosciuto signore. La forza, la capacità di convincimento, chi buca il video è Vanna Marchi, insomma, io credo che Don Parola Nascimento... d'onore non ci ho pensato mai, però adesso che lei mi sta facendo questa... mi sta facendo riflettere, le dico questo. De Carré se ne è servito di Vanna Marchi. Ma certo, insomma, l'immagine forte era quella di Vanna Marchi. Sicuramente se ne è servito. Stefania, certo, insomma, voglio dire. Se ne è servito. Ecco, allora ci faccia capire. Perché a un certo punto, signora Marchi, a un certo punto cercare di dare così, velocizzare il discorso, a un certo punto Don Nascimento, lei e Stefania, vi staccate da De Carré. E a un certo punto veniamo messi molto da parte. Ecco, sì. Però la domanda è perché? Perché De Carré vi continuava... Non ci pagava più. Ecco. E quindi cosa accade? Ma accade che decidiamo di andarcene. Quindi viene costituita questa ditta che si chiamava Asché e chiedono a me anche di far parte in video, quindi come dipendente. Questa società Asché, che era preposta alla televendita, ecco, che cosa pubblicizzava? Ma poteva pubblicizzare qualsiasi cosa, ecco, iniziando dalle creme, bagni dimagranti, prodotti per capelli, prodotti per il viso, foulard, borse, collane, qualsiasi cosa, e anche prodotti esoterici. Inizia questa avventura, diciamo, questa avventura che ha però come nucleo centrale, parlando della televendita, la vendita dei numeri all'otto, signora. Vendevate non creme. Solo, non assolutamente, solo. Assolutamente. Io non ho detto solo, ho detto anche numeri all'otto. Sì. Numeri all'otto vincenti. Perché sapesse quanta gente ha vinto. Ma la gente che ha vinto, lei può dimostrare questo? Può portare le testimonianze di persone che hanno io vinto? Io posso portarle le mie, cedole che ho vinto. Io ho vinto parecchi soldi. Ecco, quindi lei l'ha giocato. Certo. Io ho vinto diverse volte, ma non soltanto io. Hanno vinto tantissime persone, tant'è vero che, voglio dire, cioè ad un certo momento se una persona non vinceva, perché continuava a comprarli 3, 4, 5, 10, 15, 20 volte i numeri del maestro? Quindi, insomma, siccome ci sarà un processo che sarà celebrato fra pochi giorni, il 2 luglio, lei potrà portare, e certamente i suoi bravi avvocati lo faranno, potrà portare delle prove che questi numeri di Rinascimento... Io che... posso portare le mie di prove, perché vede, le persone, sicuramente qualcuno che viene a dirlo ci potrà pure essere,
ma c'è anche da dire che chi vince difficilmente lo dice. Tutti giocano perché ci credono, crede che ma c'è. Io non ho mai visto qualcuno comparire là e dire lo stronzo che ha vinto 60 miliardi sono io. Quindi qualcuno che ha vinto tanti soldi dal maestro di Vittorio Nascimento forse non verrà a dirlo. Qualcuno verrà, ma forse tutti no. Ora, lei ci deve aiutare a capire, insomma, perché se no, sia per noi che per chi ci ascolta, insomma, sfuggono gli elementi. Pensare che sono così trasparente. Allora, abbiamo detto che nel 1996 inizia questa sua avventura televisiva, diciamo, indipendente rispetto a De Carré, con Don Nascimento e con Stefania. Ora, la domanda che io le faccio è, su quale base potevate garantire che fossero vincenti questi? Lo garantiva lui. Lo garantiva lui perché lui aveva questi poteri, io ne sono fermamente convinta, ho visto fare delle cose. Lui, la gente chiamava, lui prendeva il nominativo, data di nascita, tutte queste cose qui, si ritirava col suo bel computer e attraverso il computer e i suoi poteri cercava questi numeri e li mandava. Cioè, gli mandava praticamente la persona che aveva chiamato. La cedolina. Ecco, acquistava per questa cifra. Esatto. Esatto. Che era fra le 100 e le 300 mila lire. Io i prezzi manco li so, comunque se lei mi dice così sarà così. Sono così. Dalle 100 alle 300 mila lire acquistava. Sì. Ecco, questi numeri all'otto. Ora, signora Marchi, io tocco il primo cardine su cui ruota la sua posizione, anche morale, in questa vicenda. Ecco, lei credeva davvero che fossero fortunati questi numeri? Sì. Insomma, credeva davvero che fossero destinati a essere sorteggiati per divinazione del mago? Credevo alle capacità del maestro, sì. Però la televendita, questa televendita che si svolgeva in video di numeri fortunati, era solo, diciamo, la parte visibile di questa vicenda. Perché, cosa vuol dire la parte visibile? Cioè, quello che si vede in video. Perché alle spalle di questa televendita anche di cosmetici, di prodotti dimagranti, di prodotti di bellezza e di numeri fortunati, c'era una società. Questa società si chiamava Asché. Sì. Ecco. In questa società, signora Marchi, lei che posizione aveva? Era socia lei? Assolutamente no. E qual era il suo ruolo, la sua posizione in questa società? Il mio ruolo era di andare in televisione a registrare quando si doveva, oppure in diretta, molto spesso eravamo in diretta, e qualche ora stavo anche in azienda per diverse cose, non so, per istruire le persone, per vendere i cosmetici, queste cose qua. Senta, signora Marchi, quindi praticamente lei offriva soltanto in sostanza la sua immagine in video? Sì. Quindi posso chiederle quanto guadagnava lei al mese? Venivo pagata a busta paga, ecco, però a busta paga però secondo gli orari che facevo. Sì, ecco, quindi potrà produrre in tribunale, potrà, i suoi bravi avvocati produrranno la busta paga. Certamente. Ecco, ma chi erano i soci, i sostenitori di questa società? La società costa, insomma. Della Sce? Sì. La signora Di Trani, il Don Nascimento, mia figlia Stefania e non mi ricordo come si chiamasse l'altra persona. Aldo Moro, che era un uomo d'affari. È vero, sì. Ecco, e sua figlia Stefania per un 15%, inizialmente è stata socia per un 15%. Ecco, quindi il suo ruolo si limitava a offrire la sua focosa immagine in video, insomma, per propagandare e vendere questi prodotti e anche questi numeri all'otto, insomma. Ora, signora, il 27 novembre 2001, scoppia la bomba Striscia la Notizia e che manda in onda un servizio esplosivo che alza il sipario su uno scenario inquietante. Una nostra telespettatrice ci ha chiamato perché il mago che lavora con Vanna e Stefania Marchi, il maestro Don Nascimento, le ha telefonato dopo averla sognata, chiedendole 300.000 lire per una quaterna vincente. Ti vinco sicuramente, mi dice. Ma che crede, no? Neanche un numero. Ma neanche un numero. Non ho vinto niente. La signora a questo punto chiama l'ufficio di Vanna Marchi per protestare e le rispondono che la mancata vincita dipende dal sale contenuto insieme ai numeri della busta inviata dal maestro Don Nascimento. Il sale doveva infatti sciogliersi in un bicchiere d'acqua. Intatto non si è sciolto, signora. No, non si è sciolto, no.
Oh, mamma mia, è una tragedia, signora. Mantenendo questa negatività che lei ha addosso, questa, capisce, lei la come, così come l'ha chiamata, purtroppo qualsiasi cosa si può fare, ma non si riesce a ottenere la vincita. Lei deve pagare al ricevimento del pacco la somma di 4 milioni per questo lavoro. Da parte del maestro? Da parte del maestro, la persona di fiducia che mi ha detto che doveva mandare? Sì, sì. Lei è la persona... Io non ce la faccio. Non ce la faccio consegnare i soldi, abbia pazienza, ho cambiato idea. Non ce la faccio, non ce la faccio. Signora? Sì? Ascolti, io sono Stefania Marchi. Allora, se lei adesso cosa intende fare? Mi dispiace, devo rinunciare, non ce la faccio proprio. Allora, lei rinuncia, io vado dai carabinieri. Va bene. Va bene? Va bene. Perché lei, signora, si merita di essere veramente... Lei merita tutto il male del mondo, signora. Signora Marchi, molto si è detto sul fatto che la vendita dei numeri fortunati rappresentasse solo il primo passaggio per agganciare il cliente e stringerlo in una spirale perversa. Ora io, signora Marchi, mi affido alla sua sincerità. Cosa vuol sapere? Per capire come andavano realmente le cose e anche quale sia stato il suo livello di responsabilità, suo e di sua figlia Stefania, in questa vicenda. Quando questi numeri all'otto che il cliente aveva acquistato non erano baciati dalla fortuna, quando non uscivano, diciamo, cosa peraltro abbastanza abituale, ecco, il cliente deluso come si regolava, signora Marchi? Cioè, richiamava in azienda, richiamava... Dunque, innanzitutto io posso rispondere per quello che so, perché per quello che non so non posso risponderle, in quanto io non è che stessi in azienda 10 ore al giorno, come l'ho già detto, non ci stavo quasi mai. E poi io credo proprio che l'azienda non agganciasse proprio nessuno. Erano le persone che agganciavano l'azienda, era diversa la storia. Vabbè, le persone chiamavano per comprare i numeri. Anche altre cose, non sì, solo vabbè, i numeri. Noi però, signora, lo scandalo, parliamoci chiaro, non è successo, noi siamo qui a parlarci, non per le creme e le alghe scioglie ciccia, noi ci stiamo siamo qui a parlare per quel che è accaduto su questa vicenda legata ai numeri all'otto e a tutto quell'indotto che poi faceva seguito alla vendita dei numeri all'otto, perché praticamente le persone che vi hanno denunziati, hanno denunziato l'azienda, e c'è dentro pure lei purtroppo e sua figlia, hanno dichiarato anzitutto che quando non richiamavano loro, quando i numeri non uscivano, non vincevano, quando non richiamavano loro per protestare, per dire ma come mai abbiamo comprato, avete detto che erano vincenti, non sono usciti, era stessa l'organizzazione, la SCEA a mettersi in contatto con loro. A ecco, me non risulta. Signora Marchi, esistono sempre le due versioni dei fatti. Esistono certo. I clienti, cioè quelli che vi hanno denunziato, hanno denunziato perché hanno ritenuto di essere stati truffati, che hanno dato la loro versione dei fatti. E infatti ci sarà un processo proprio per chiarire poi in realtà come sono andate le cose. Insomma. E chiariremo? Questo, il processo. Ma io me lo auguro. È per questo che voglio il processo. Ma io appunto lei ha scelto appunto di andare al dibattimento per chiarire quello che in fondo ancora non è stato chiarito. Noi stasera tentiamo di fare la nostra parte qui. Allora. E allora abbiamo detto il cliente richiamava in generale, o era richiamato o richiamava. Ecco, e le dico che richiamava perché ci sono dei dati, signora, che poi le dirò. Insomma, ci sono dei dati perché, diciamo, della quantità di clienti che sui 305.964 clienti che sono stati rubricati come acquirenti dei numeri all'otto, ben 235.882 sono stati successivamente coinvolti e indotti a versare altro denaro per farsi togliere dal mago il malocchio, per acquistare il kit. Io ho detto inizialmente, il fatto di acquistare i numeri all'otto era solo la prima fase, perché i clienti venivano agganciati attraverso l'acquisto dei numeri all'otto e poi, nel momento in cui non uscivano, i clienti richiamavano. E allora cosa succedeva quando richiamavano? E io le ho dato le cifre dei clienti rubricati come acquirenti, che poi invece sono stati coinvolti nelle operazioni successive. E quali sono le operazioni successive? Lei non le conosce? Cioè, io rimango così, perché allora di operazioni successive che ci sono dette in televisione... Cioè, lei non ne conosce per niente. Conosco per niente. Io so di certo che le persone chiamavano non soltanto per i numeri, questo lo so. Questo l'abbiamo già detto. Ecco, questo però lo so. Lo scandalo, signora Marchi, non è nato per le scioglie ciccia e per le creme dimagranti o per i belletti. È nato su questo punto, sui numeri all'otto. Sui numeri all'otto e su tutto quell'ingranaggio che ha finito per stritolare una serie di persone che poi si sono ribellate e hanno denunziato.
E quante sono, secondo lei, 2.400 persone che hanno denunciato? No, io forse mi sono spiegata male, io diciamo, forse non ha seguito abbastanza lei. Io ho detto che su 305.964 clienti che sono stati rubricati come acquirenti dei numeri all'otto, 235.882 sono gli stessi che sono stati poi, diciamo, coinvolti e indotti poi a comprare, come vedremo, i kit. Perché lei dice, lei non... Mi scusi, ma chi li ha obbligati questi? Voglio dire, a me non risulta questo, però se lei mi dice questo, qualcuno per caso gli ha puntato una rivoltella a questi qua? Signore, ma... Non credo, va bene, il discorso. Non credo proprio. Questo è un dato, però diciamo così bisogna vedere, certamente nessuno imponeva niente a nessuno, però bisogna vedere anche su quali psicologie si può lavorare, insomma, perché probabilmente questi clienti che comprano i numeri, queste persone che in effetti finiscono per affidare la speranza di una buona sorte a questo tipo di, diciamo così, magie, di questo tipo di speranze, questo tipo di illusioni, l'acquisto delle illusioni viene fatto da persone fragili, dalle persone... Lei dice? Io penso di sì, signora. Da persone deboli, ma non lo penso solo io, signora, quello che penso allora, io è molto relativo, insomma. Allora, da persone in generale deboli, fragili, insomma, persone che vedono certe ipotesi come l'ultima. Ma spiaggia, a lei risulta che qualcuno di questi fragili abbiano parlato con la povera Vanna Marchi? A lei signora, risulta questo? Andiamo per gradi. Questi fragili andiamo che vedremo gradi. In tribunale uno a uno, certo. Guardandoli in faccia e non coi cappucci? Signora Marchi, ma per questo ha fatto bene lei a scegliere il dibattimento, ha fatto bene a scegliere la sala del dibattimento, perché così li voglio vedere in faccia. Però adesso noi dobbiamo ritornare a quello che è stato detto e che è stato, diciamo, descritto come il meccanismo truffaldino dell'organizzazione. Quale poi fosse il suo ruolo e quello che deve dire lei. Ecco. Io glielo ho già detto qual era il mio ruolo. Praticamente, alle proteste del cliente deluso che telefonava, il centralinista, la persona, l'operatore che lavorava al centralino, che si qualificava come assistente del mago, in generale diceva che non aveva vinto, avrebbe consultato il mago per dare risposte su perché non aveva vinto. Allora dopo richiamava, cioè aveva consultato il mago e il mago, Don Ascimento, puntualmente diceva che su questa persona che non aveva vinto gravavano influssi malefici, negatività infinita, un malocchio che era la causa della mancata vincita. Un malocchio che però gravava non solo sulla mancata vincita, ma su tutto il destino di questa persona e addirittura dei suoi familiari. Insomma, ecco. Lei questo non lo ignorava. Ma qui stiamo facendo di un moserino un elefante. Signora Marchi, io riporto quelli che sono dei dati. Quindi il processo chiarirà tante cose, Ma indubbiamente, ma tantissimo. È importante. Anche perché tutti quanti questi ingenui, tutti quanti questi malati psichici qua, cioè li voglio vedere in faccia, anche perché, ripeto, cioè, innanzitutto io non sono il mago, tanto per cominciare. Ma signora, voglio dire, quello che noi cerchiamo di capire insieme... No, perché sa, addirittura mi hanno detto, forse a lei non interessa, però questa cosa mi ha molto scossa, mi hanno detto che in tribunale c'è scritto quando si va al processo, cioè quando si va in aula così, c'è scritto Vanna Marchi e altri... Cioè, voglio dire, io non sono una maga, io non ho mai predetto il futuro a nessuno, io non ho mai fatto niente di quello che lei mi sta dicendo e io non credo proprio che nessuno gli abbia degli assistenti del maestro. Io non ho sentito mai che un assistente del maestro dicesse a qualcuno che erano coinvolti in cose nefaste i familiari, eccetera, eccetera. Ho sentito molte persone che chiamavano per l'amante, per cose così. Passando così posso aver sentito, ma cose di questo genere non ho sentito mai. Però purtroppo devo dirle questo, che queste affermazioni non è che le abbiano fatte solo i clienti che poi sono andate, dopo che è scoppiata la bomba Striscia la Notizia, che sono andate poi dal magistrato a denunziare, a raccontare, lo hanno raccontato poi anche i suoi collaboratori, non i suoi, i collaboratori comunque della SCE. Gli operatori dicevano appunto che togliere questa negatività richiedeva un grosso sforzo e quindi il mago sostanzialmente, e quindi praticamente le persone dovevano corrispondere certe cifre anche per l'acquisto dei famosi kit antimalocchio che veniva, questo lei lo sa quantomeno per sentito dire, signora, insomma, anche se lei dice io c'ero poco, però sa che venivano confezionati questi kit antimalocchio nei quali c'erano sali, talismani, pupazzetti,
tutto quello che veniva comprato da queste persone e che venivano venduti a prezzi anche che sono arrivati, perché queste persone poi certo lo dovranno dimostrare in tribunale, di centinaia di milioni, cioè decine anche centinaia di milioni. Ecco. Questo... Ha detto bene lei, lo dovranno dimostrare in tribunale. Signore, i processi si fanno per questo. Insomma. Noi adesso stiamo cercando di capire, diciamo, come sono andate le cose in modo che possano capire anche gli altri. Però, appunto, tornando alle persone che si facevano coinvolgere in questa spirale, lei dice nessuno gli puntava una pistola, nessuno li costringeva. Io penso proprio di no. Ma non c'è Oppure dubbio. C'è qualcuno che dice anche questo? No, no, signora. Però esiste. Ah, hanno parlato di minacce, hanno parlato sì? di minacce quando non si rifiutavano di pagare. Non ci posso credere. Ecco. Non credo che nessuno li abbia mai obbligati a chiamare, assolutamente. Avranno chiamato perché volevano chiamare. Quante persone vanno comunque da un mago 2-3 volte alla settimana, 5 volte alla settimana, 10 volte al mese? Ma esistono persone che hanno voglia di parlare, hanno voglia di raccontare, quindi molte persone chiamavano anche per salutare o per ringraziare. Cioè, non è che il mago poteva chiamare 2000 persone, le sembra? No, insomma, interessante che appunto lei mi dica in che misura lei sia stata consapevole che comunque c'era questo giro telefonate che portava al coinvolgimento di queste persone in questa spirale di versamento di denaro, insomma, di versamento di denaro per l'acquisto di amuleti, per l'acquisto di kit, per l'acquisto tutti quei riti che il mago diceva di fare per togliere il malocchio. Cioè, lei di questo era consapevole o no? Io sono consapevole di una cosa sola. Che il mago andava in onda in televisione e a seconda dei periodi delle stagioni, eccetera, faceva dei riti propiziatori per le famiglie o per gli amanti o per i figli o per il lavoro, eccetera. Le persone chiamavano e chiedevano questo, o chiamiamolo talismano, o chiamiamolo quello che vogliamo chiamarlo, non lo so, anche perché erano cose che faceva lui. Io solo di questo sono consapevole, cioè so, ma nient'altro. Quindi, insomma, è all'oscuro di tutto questo traffico, diciamo... Lei continua a parlare di traffico, è una parola che a me non piace. Assolutamente, perché traffico, secondo il mio punto di vista, è un'altra cosa. Io non trafficavo niente, io vendevo cosmetici e affiancavo, a volte, non sempre, il maestro di Vito Nascimento. Chiuso. Quindi questa è la responsabilità, no, la responsabilità, il ruolo che lei attribuisce... Esattamente. Perché io devo ricordarle, lei lo sa bene, che invece i soci e i collaboratori della SCE hanno riversato su di lei e su sua figlia le maggiori responsabilità. Hanno detto che invece eravate voi le menti organizzative di questa struttura che portava appunto a questa catena che poi induceva le persone a grossi sborsi. Eravate voi a impartire le direttive, a dare istruzione ai centarinisti. Sareste stati voi a indicare quali erano le richieste che dovevano fare per gli interventi scacciamalocchio, calibrandoli in base alla consistenza economica delle persone. Insomma, quindi in un certo senso, diciamola tutta, i peggiori nemici e i peggiori accusatori di Vanna Marchi e di Stefania e anche di Don Nascimento sono stati poi i soci della SCE e i collaboratori della società. Come lo spiega questo, signora Marchi? Vedremo se verranno a dirlo in dibattimento, sotto giuramento, davanti ai giudici. Senta, signora Marchi, Don Nascimento parlava al telefono con i clienti? Certo, cioè, rispondeva, altro che? Sì, sì, sì. Ecco, e lei parlava con i clienti, signora? Lei e Stefania parlavate? Con i miei, sì. Con i miei, eh? Sì, i miei clienti, intendo... Senso? Le persone che da me hanno sempre comprato cosmetici da 24 anni a questa parte. Quindi lei sostiene che il suo rapporto con la clientela era esclusivamente legato a prodotti cosmetici, sì. A quello che era poi il suo specifico, insomma. Per forza, non potevo far diversamente. No, appunto perché io glielo devo ricordare, certo, che ci sono sì. persone che hanno dichiarato invece di aver parlato con lei, invece proprio di queste pratiche, di questi riti, che venivano fatti dal mago e che venivano poi venduti poi sostanzialmente a queste persone. Quindi lei, cioè, lei mi sta dicendo che esistono persone che hanno detto che hanno parlato con me per fare dei riti di magia? Esistono, no, per acquistare quelli che erano poi i kit, i riti di magia che avrebbe fatto il mago. Assolutamente no.
ne parleremo sicuramente in dibattimento e li voglio vedere in faccia, me lo dovranno dire di persona, cosa che ritengo alquanto improbabile. Quindi il fatto che ci fossero pressioni su questi clienti perché continuassero a pagare, cosa che lei sa che hanno denunziato, insomma, che ci sono state, le parti civili sono 62 fra privati cittadini e poi associazione dei consumatori, sono clienti che hanno denunziato invece di essere stati pesantemente pressati perché continuassero a pagare, anche minacciati hanno detto loro. Insomma. Ma minacciati da chi, mi scusi? Ma, insomma, da me? Qualcuno ha detto anche che praticamente lei avrebbe usato toni minacciosi, insomma. Glielo giuro davanti a Dio, io nella mia vita non ho minacciato mai nessuno, nella maniera più categorica. No? E non vedo perché avrei dovuto farlo, anche perché le creme da me le hanno comprate sempre tutti, molto volentieri, perché le dovevo minacciare io, mi dica lei. Sì, vabbè, le minacce sarebbero state fatte, realizzate, però non per le creme, sarebbero state fatte da parte sua e di Stefania, insomma, sempre nell'ambito di questo commercio di riti esoterici. Insomma, non esiste, lo dovranno dimostrare in dibattimento e dovranno venirci. D'altronde un dibattimento c'è anche per questo, insomma, perché c'è un confronto, certo, e c'è la possibilità di che la prova si formi in aula, signora Marchi. Signora Marchi, lei lo sa quanto fatturava in media la SCE, la società SCE? No, non lo so. Perché persone interne alla società hanno sostenuto che le spedizioni di kit con talismani, pupazzetti, sali e quant'altro, appunto dei riti del mago, si aggiravano intorno ai 25-30 milioni al giorno per 5 giorni lavorativi, con un incasso netto che oscillava fra i 450 e i 500 milioni al mese. Lei non è al corrente di questo? No. Però se qualcuno gliel'ha detto non può essere altro che un socio della società, perché, voglio dire, io ero una dipendente. Non l'ha detto a me, l'ha detto a chi doveva dirlo. Non ne sono assolutamente al corrente. Quindi lei escluse di essere al corrente di, lo escludo di completamente. Quali fossero gli introiti? Lo escludo. Di quale fosse il giro di denaro? Lo escludo. Perché insomma, ci sono stati anche i corrieri che hanno parlato di consegne miliardarie che si facevano. Miliardarie? È così. Una signora ha detto di aver sborsato 800 milioni. Veramente? Un'altra un miliardo, un'altra ha detto che si era addirittura dovuta prostituire per poter continuare a pagare per le richieste che venivano fatte dalla società. Appunto per togliere il marocchio, perché veniva terrorizzata dicendo se no poi le succede questo, si ammala suo figlio, morirà lei, moriranno i suoi parenti. Io sono molto serena, non credo che questa signora sia altrettanto serena quanto me davanti a un giudice e sotto giuramento. Vediamo se lo può dimostrare. Quindi lei era all'oscuro di questo? All'oscuro, ma neanche ci credo, però, cioè, voglio dire, cioè, se qualcuno a me viene a dire io ho dato a un mago 800 milioni o 600 milioni, io non ci credo, però se qualcuno può averlo fatto e io non lo so, dovrà dimostrare dove li ha presi, se li aveva veramente, non ci credo assolutamente, e lo dovrà dimostrare questa persona. Io fossi in lei onestamente non dormirei molto tranquillamente, sono sincera, perché sa, cioè dire che si è dovuto prostituire per un mago, o lo faceva di mestiere, e lo ha sempre fatto, mi sento di difenderlo da un ansimento, anche se è da latitante, perché a me non è mai risultato niente di simile, nella maniera più categorica, però, voglio dire, dovrà dire a chi li ha dati questi soldi, le sembra? Senta, signora, che a lei risulti, i collaboratori della società, cioè quelli che rispondevano al centralino, trattavano con i clienti, che lei sapesse, avevano una percentuale su quanto riuscivano a fatturare? Io non credo, però onestamente non lo so, ma non credo, non credo, non credo, non l'ho mai saputo. Ma non... Quindi sa quanto guadagnassero? No, non so nemmeno gli orari che facevano, perché poi si davano dei turni di conseguenza. Sì, erano 20 centralinisti in due turni. Comunque queste persone guadagnavano in media 1,7 milioni, 2 milioni al mese. No, insomma, onestamente non lo so. Quello che poi è il risultato, insomma. E, insomma, un'altra cosa che
hanno detto queste centralinisti, questi collaboratori al centralino, che dalla società Sce veniva richiesto loro che facessero un guadagno che doveva andare dai 3 ai 5 milioni al giorno. E da dove li prendevano questi soldi? Scusa? No, appunto, attraverso... Loro rispondevano al centralino, sì. Riuscivano a convincere i clienti, in base a quella che l'accusa, a convincere i clienti a comprare questi kit miracolosi, a comprare i riti purificatori. Non mi risulta assolutamente. A lei non risulta. Assolutamente. Comunque, in tema di quattrini, signora Marchi, per quel che riguarda lei e sua figlia Stefania, la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha valutato in circa 63 miliardi di lire il guadagno complessivo da voi realizzato attraverso l'attività della SCE dal 1996 al 2001. Si è parlato anche di ville, di castelli, di proprietà sparse dovunque che avreste comprato per interposta persona per investire il denaro lucrato in questo affare. Gli inquirenti hanno calcolato presuntivamente quello che avrebbe dovuto essere, secondo la loro prospettiva, il reddito, l'introito, non il guadagno, il lordo della società, società della quale, fino a prova contraria, le mie clienti non sono amministratrici. Oltretutto il calcolo, meramente presuntivo, lo si fa sulla base di un mese, dicasi uno soltanto, il dicembre del 1998, che è quello in relazione al quale gli inquirenti hanno ritenuto essere sufficiente fare verifica per poi calcolare presuntivamente tutti gli altri. Signora Marchi, lei quanto ha guadagnato in questa vicenda, in questa brutta storia? Tanta sofferenza. Questo è stato il mio grande guadagno. Miliardi di sofferenze. Sofferenze di tutti i tipi. Tutto questo ho guadagnato da una parte. Quindi, quattrini? Lasciamo perdere, perché altrimenti veramente dovrei dire robe allucinanti. Quattrini zero. Molta sofferenza, ripeto. Signora Marchi, va detta una cosa che certamente la deve gratificare, in qualche modo. Le persone che si rivolgevano alle televendite di Don Ascimento, quale che sia la verità, e non saremo né io né lei stasera a stabilire quale sia la verità, lo facevano con molta probabilità, massimamente perché c'era lei accanto a questo sconosciuto maestro di vita, perché c'era questa immagine forte, vincente, convincente di Vanna Marchi. Ecco, a lei non dispiace che magari, avendo lei dato la sua immagine, tante persone poi siano state in fondo reagirate, insomma. Oltretutto la sua era un'immagine così forte, credibile, che addirittura la RAI, nel 1998, al fantastico del 1998, le ha fatto pubblicizzare la vendita dei biglietti della lotteria di Capodanno. Permettetemi una cortesia, chiedo in questo momento, per cortesia. Signori, questi due biglietti che sicuramente saranno in fortuna, uno dei due, perché quando voi comprate un biglietto e lo mettete in un cassetto, rimane solo, in un portafoglio, in un borsello, rimane solo, è triste e si ammoscia, come dice Enrico Mortesar, e quindi non combina niente di buono. Se invece i biglietti sono due, assieme chiacchierano, parlano, fanno amicizia e forse fanno anche l'amore. Insomma, lei è stata testimonial del Ministero delle Finanze, signora me. Sono veramente così convincente? Allora mi darò la politica. Signora, ha un avvenire davanti, insomma. Non scherziamo, sono troppo ignorante per pensare alla politica, però io sono convincente, sa perché? Perché la gente mi conosce bene, la gente sa quanto io sia trasparente, quanto io abbia detto sempre e comunque la verità, e questa verità, davanti a Dio le giuro, deve venire fuori, e verrà fuori, perché io credo nella giustizia e i magistrati si dovranno rendere conto di aver fatto un enorme errore, ma non l'hanno fatto sicuramente di proposito, questo no, ad arrestare Vanna Marchi e figlia, ed è per questo che io voglio un processo, perché voglio, esigo, pretendo, penso di averne diritto come italiana, come persona che ha lavorato tutta la vita,
a dimostrare la sua innocenza. Ne avrò il diritto? Penso di sì. Pieno diritto. Bene. Comunque, insomma, a lei certamente dispiace, signora, che tante persone siano state coinvolte in una situazione, in questa brutta storia, insomma, persone che certamente, se riusciranno a provarlo, hanno consegnato tanti soldi, insomma, a questa organizzazione, insomma, persone che magari hanno consegnato i loro risparmi di una vita. Ma persone... non scherziamo. Sono finiti male agli strozzini, hanno detto, insomma, una signora ha detto che si prostituiva per poter pagare, insomma, lei non dispiace che comunque sia potuto accadere una cosa di questo genere? Ma secondo me non è proprio accaduta una cosa del genere, e quindi perché mi deve dispiacere? Nel senso che non ci credo, se ci credessi mi potrebbe dispiacere, ma siccome non ci credo, come fa a dispiacermi? Quindi lei sa che i testimoni hanno obbligo di dire la verità, Vedremo. Quindi il processo sono perseguibili i testimoni che non dicono la verità. Signora Marchi, lei ha già messo un certo numero di miliardi a disposizione dei 62 fra privati cittadini e associazioni in difesa dei consumatori che si sono costituiti parte civile. I giudici non ritengono che debba essere Vanna Marchi a dare un risarcimento così alto alle persone che sono state truffate. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio di più indagati, tra cui Vanna Marchi, considerata a torto, perché questo è quello che sarà dimostrato, amministratore de facto della società Asci. La signora Marchi e Stefania Nobile hanno offerto, non come si è stato scritto fino ad oggi, un risarcimento del danno. Hanno tentato una transazione con le parti civili al fine di vedere se realmente vi è qualcuno che può provare di aver dato dei soldi alla SCE e se questo può essere fatto si cercherà in qualche modo non di risarcire ma di lenire in qualche modo quello che può essere accaduto. Ma non per una forma di responsabilità penale o responsabilità civile. Questo solo perché, in un certo senso, Vanna Marchi e Stefania Nobile hanno dato la loro immagine in video, sono persone credibili e saranno persone credibili fino in fondo, anche eventualmente cercando una conciliazione con le parti civili, non per responsabilità. Torniamo al maestro Don Nascimento, di lui è stato detto che la sola previsione che abbia azzeccato è stata quella di svignarsela al momento giusto. Ma lei sapeva che il maestro Don Nascimento stava per scappare? Per Assolutamente no. Senta signora, ma è vero che dopo che è esploso il caso, lei e sua figlia Stefania vi stavate preparando per fuggire, per riparare in Spagna? No. Allora... Riparare in Spagna sarebbe come dire a un bolognese vuoi fuggire a Casalecchio di Reno oppure vuoi fuggire a San Lazzaro e riparare a San Lazzaro? Non esiste, signore, non esiste assolutamente. Quindi è falso? Falso, falso, falso. Signora, quando vede maghi e cartomanti che in video fanno oroscopi, fanno previsioni, cosa pensa di loro? Come li giudica? Io non li giudico. Ma vede, io ritengo che anche se faranno una legge che possono togliere i maghi dalla televisione, io ritengo che le persone si rivolgeranno sempre ai maghi. Sempre. Sempre e comunque. Per tanti perché? Perché hanno bisogno di parlare, perché hanno bisogno di conferme, perché... Per tante ragioni che non... Hanno bisogno di illusioni anche, signora. Di illusione non saprei, però sa, tutto è illusione. Senta signora, quando questa storia si sarà conclusa, le piacerebbe tornare in video a urlare le sue televendite? In questo momento non le so assolutamente rispondere. Non saprei, vede, non faccio più progetti dal gennaio dal giorno dell'arresto, non progetto più niente, perché vede, mi sono resa conto che è inutile fare progetti in questo paese, assolutamente.
sta dando un giudizio di estremo pessimismo sul nostro paese, signore. Beh, sa, non potrei far molto diversamente in questo momento. Ma lei vive volentieri in Italia? Certo, sono italiana e amo l'Italia. Signora, ecco, se lei tornasse a fare il suo mestiere storico, le televendite, pensa che la gente la seguirebbe ancora? Sì. La credibilità è un patrimonio difficile da conquistare, ma facilissimo da perdere. Ma io non credo proprio di averlo perso. Signora, è vero che cerca lavoro? Certo. Cosa le piacerebbe fare? Non lo so, vediamo cosa mi offrono i vari imprenditori che sono all'ascolto in questo momento. Magari mi offrono qualcosa. Come no? È un lancio che le fa. Lei, anni or sono, durante una trasmissione televisiva ha detto: dei quattrini non so che farmene, ma della vostra stima non potrei fare a meno. Ecco, dopo questo infortunio, come la mettiamo, signora Marchi? La penso sempre così. Dei quattrini non so che farmene, della vostra stima non potrei farne a meno. Ed è per questo che io voglio il processo, perché voglio la vostra stima, anche se so di averla.